L'elogio della Bagna Cauda si arricchisce al Crown Plaza di presenze declinate al femminile per celebrare un prodotto che abbiamo detto è veramente il prodotto dell'amicizia. Una terra, quella del Piemonte, che abitualmente a Roma, in compagnia di amici, allarga la cerchia delle conoscenze attraverso questo piatto di assoluta eccellenza. L'avvocato Sotira non è nuova naturalmente a questo incontro, però come lo trova dal momento che le sue origini sono calabresi, come dice anche il nome della Baillage Amphisia? Beh, la Calabria a tavola si trova sempre bene, se poi a tavola si condivide l'amicizia, questo è sicuramente il mese in cui anche noi calabresi celebriamo l'amicizia mettendoci a tavola con il famoso maiale, il momento in cui si uccide il maiale, ci si riunisce per godere di questo, di tutti i possibili prodotti che vengono da questo animale che è preziosissimo per tutte le famiglie, lo era o lo è ancora oggi in maniera diversa. Però riesce sempre ad essere un collante, un modo per condividere la buona tavola, ma soprattutto l'amicizia al pari della Bagna Cauda. Non potevamo mancare a questo incontro con un'altra eccellenza italiana in questa occasione, non solo come amici, come calabresi, come amanti della buona tavola, ma soprattutto come membri dell'Accademia Mondiale di Enogastronomia, e quindi a sancire il nostro grande interesse per degustare le eccellenze di ogni tavola, di ogni regione italiana. Abbiamo però il Deus ex machina di questa serata, colei la quale veramente ha fatto la magia di riunire oltre 160 persone a questa meravigliosa tavola regale, perché è vero che un tempo era il cibo dei poveri, ma adesso è quasi un piatto che ci dobbiamo guadagnare, ecco, no? Perché non è che viene fatto così semplicemente. Poi stasera abbiamo rappresentanze veramente da molte parti del Piemonte. Sì, questa sera abbiamo veramente la fortuna di avere come partecipanti a questo evento i due Baillage della Chênedes-Rôtisseur, il Baillage Roma Capitale e il Baillage Amphisia, di cui io faccio parte come maître hôtelier. Come piemontese faccio parte di un Baillage Amphisia Calabria proprio a sostegno di quello che è in realtà il vero significato, il cuore delle tradizioni culturali, delle tradizioni gastronomiche, delle tradizioni della famiglia, del voler stare insieme. Quindi lo stare a tavola, il condividere, è un periodo, questo il mese di gennaio per il Piemonte, in cui è un po' tutto si ferma, no? Nel senso che i lavori in cantina, il Piemonte, terra dei vini, quindi grande coinvolgimento dell'industria enologica, si fermano in questo periodo, e quindi c'è il tempo da dedicare agli amici, da dedicare alla famiglia, e cosa di meglio che proprio condividere con questa pietanza conviviale che adesso si è sofisticata, se vogliamo, no? Ogni commensale ha il suo fouillot, il contenitore in cui si intingono le verdure, ma che nell'origine era un unico contenitore di terracotta dove tutti i commensali, chi sedeva a tavola, intingeva le verdure nello stesso contenitore. Quindi sicuramente un piatto nato povero, che si è però raffinato proprio per la ricerca, l'interesse e la volontà di volerlo elevare alle più alte tavole, dalle più alte tradizioni. Grazie, e quindi che il rito abbia inizio.